Come si nome? Lei è Carlotta, è venuta qua a vedermi a questa tappa. Adesso un po' agitata, che è la prima volta, però dai. Ma tu abiti qua vicino, no? Non vicinissimo, 3 ore più o meno di strada, sì. Ma è arrivata, no? Sì. Ogni giorno così alla partenza, track, si arriva conducendo, parcheggio e via. Che bello. Viva Astana! Сегодня у нас не очень приятная новость. Таннель сегодня не стартует. Очередной этап, потому что все-таки приняли решение, что лучше не продолжать испытывать, сколько он может выдержать или не выдержать, но в конце концов все-таки было принято решение, он уехал домой. Потому что, конечно, было решение тяжелое и для него, и для нас. Вот, ну, будем надеяться, что самое главное, он поправится, потому что все-таки здоровье и безопасность гонщиков – это прежде всего. Forti. Ancora vediamo, perché sono la ultima settimana è troppo dura. Che teniamo a Miguel a 2 minuti, quasi 3 minuti in classifica. Dobbiamo stare un po' aggressivi per questa ultima settimana, dopo vediamo. Perché è ancora un po' lontano e andare a Roma, sappiamo che è difficile per tutti. Vediamo come va la gamba, però non sono male noi, e vediamo giorno per giorno. Vediamo che stiamo facendo. Понял, да? Со мной шутки плохи. Сейчас мы подходим к пресс-центру на Giro d'Italia. Сегодня он находится здесь в школе, в средней школе этого городка. Здесь находится пресс-центр, именно где работают журналисты, зал для прессы. Также находится аккредитационный центр, место, где проходят пресс-конференции, а также много других департаментов логистики, отелей и так далее, и так далее. То есть это единое место, куда могут прийти и журналисты, представители команд, организаторы, и, в принципе, это сердце, организационное сердце Giro d'Italia. Questa sala stampa Giro d'Italia è ben fornita, diciamo, perché già dalla partenza di Israele abbiamo avuto tantissimi accrediti, perché in Israele soprattutto ci sono le più grosse agenzie e televisioni del mondo, hanno sede lì. Quindi per esempio in Israele è venuta la BBC, la CNN, l'AP, la Reuters, tutti quanti. Poi una parte ha continuato a seguire il giro, oltre ai giornalisti che seguono sempre tutto il giro. Diciamo che da quando siamo entrati in Italia che ci seguono tutto il giro sono un centinaio di giornalisti. Io di centinaio diciamo media, perché diciamo giornalisti, fotografi sono anche loro agenzie o siti web. Parlando invece di televisioni, noi siamo collegati con 198 paesi in tutto il mondo e quindi il giro viene visto, diciamo, nei 5 continenti. E qua impostazione come televisioni ne abbiamo una decina, le altre commentano da casa e poi chiaramente trasmettono la diretta della corsa. Da qui alla fine del giro, cioè dall'inizio a quando finiremo a Roma il giro, direi che come media, essendo l'Italia particolare, perché ogni regione, ogni città ha tante televisioni, giornali locali che raccontano il giro, arriveremo a aver fatto un 2000 crediti media. Questo è un po' il quadro della situazione dei giornalisti al giro. Allora, è difficile dare un numero esatto, però noi abbiamo potenzialmente, rispetto alle televisioni che sono collegate, noi diamo un dato di 800 milioni di persone alla fine del giro, potenzialmente rispetto ai dati che abbiamo, ecco. Però è un numero
abbastanza corretto, però poi dipende anche dalle situazioni, perché chiaramente se c'è una bella battaglia e ci sono paesi importanti che seguono perché c'è il corridore importante, allora chiaramente hai un audience più alto. Però quello è un conto che noi facciamo così, non a spanne, ma diciamo abbastanza centrato, poi dipende un po', però quello è il... Adesso stiamo scaricando tutti i dati della tappa odierna. Per noi questi dispositivi sono molto importanti perché ci permettono di analizzare tutte le qualità fisiologiche espresse durante la tappa. Quindi analizziamo sia l'andamento del battito cardiaco, sia lo sprigionamento dei watt e l'andamento di questi due dati durante la tappa. Grazie a dei software di analisi forniremo poi degli importanti dati e spunti ai nostri direttori sportivi entro l'ora della cena, così eventuali tattiche per il giorno successivo verranno basate anche da quello che ci dicono i dati di oggi. Приехали мы опять в отель. Закончился у нас 13-й этап. Сегодня, я думаю, это был один из самых более-менее спокойных этапов. То есть закончился он спринтом, как и рассчитывали. Вот, и все, добрались мы до отеля и готовимся к завтрашнему бою. Завтра у нас серьезные горы, финиш в Монте-Занкалан. Это очень серьезная гора. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал. Мира 500! Болейте за нас, следите за нами, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Пока!